torna a giocarsi a distanza di 4 anni in derby tra Rimini e Forlì. I biancorossi di casa, decimati in avanti, lanciano da più un minuto in classe 2002 Alessandro Pecci. A centrocampo debutta il coetaneo Capicchioni, altro prodotto del vivaio biancorosso. Ritorna a distanza di 7 mesi tra i pali il portiere Francesco Scotti, mentre Alessandro Mastronicola, dopo aver lasciato la squadra da vincente in eccellenza, si ritrova in Serie D con la mission della vittoria finale. Si gioca davanti alla presenza di 140 persone per le norme Covid che portano alle restrizioni, anche se in alcuni stadi della regione si gioca già a porte aperte. Per il presidente Rota è la prima gara ufficiale da presidente, un abbraccio per in bocca al lupo illecito, mentre la moglie appare più ottimista. Poi sveleremo questo retroscena. La direzione arbitrale per questo derby è affidata a Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato da Russo di Torre Annunziata e da Simone Conte di Napoli. La partita vede subito protagonista il Forlico, Scotti, che risponde da campione su questa conclusione di Pozzebon. Sulla respinta Jettas trova sulla propria strada l'ottimo Gigli, il migliore dei suoi. Due minuti più tardi, nel giorno del suo compleanno, Ambrosini fa le prove del gol, ma la sfera si accomoda sul fondo. Al sedicesimo viene rotto l'equilibrio. Da una punizione di Ricciardi nasce la sponda di Pupescu, che mette nelle condizioni Pecci in girata di infilare l'estremo ospite. Il Rimini passa e per Pecci miglior debutto proprio non potrebbe esserci. Abbracciato da tutta la panchina, il Rimini, approfittando degli spazi concessi, prende campo, ma la conclusione di Capicchioni termina a lato. Dall'altra parte Pozzebon, il migliore dei suoi, chiama Scotti all'intervento, con il portiere costretto a smanacciare il suo traversone. Al 35esimo Biasol è costretto a lasciare il campo per infortunio. Davvero sfortunato il calciatore De Folli, che era stato a lungo fuori nella scorsa stagione. Il nuovo entrato Ballardini si mette subito in luce con questa conclusione insidiosa. Sul finire di tempo è Pozzebon a chiamare all'intervento facile e attento Scotti. Squadre che vanno a riposo sull'1-0 per il Rimini sotto gli occhi del direttore di gara, il signor Castellone di Napoli. Nella ripresa il Rimini invoca subito il rigore. Dopo un minuto, un tocco di mano dell'ex Vesi non viene sanzionato dal direttore di gara. Il Folli risponde con questo colpo di testa di Pozzebon, ma la sfera termina alta. Ospiti nuovamente pericolosi al 22esimo, quando Buonocunto innesca Ferrari, che mette alto. Prima della mezz'ora il Folli sfiora il pari. La conclusione al giro dell'ottimo Pozzebon sbatte prima sulla traversa e poi sul palo, con i Rimini che riesce a salvarsi in qualche modo. Ma se di palo si parla, ecco che al 32esimo è l'ex fermana Ricciardi a far gridare al gol. La sua conclusione si stampa sul legno alla destra di De Gori. Sulla ribattuta Ambrosini mette dentro, ma l'attaccante si trova in posizione di fuorigioco. Il raddoppio è solo rimandato di ben 4 minuti. Dalla bandierina Ricciardi innesca Gigli, che di testa infila De Gori, trovando l'angolo alla destra del portiere ospite. 2-0 e match archiviato, con la perla del difensore centrale, il migliore dei suoi. Sulle ali dell'entusiasmo si mette in mostra anche l'attaccante Vutai. Mette al centro questo traversone dove non arrivano compagni, mentre al 49esimo di forza porta avanti la sfera ma non inquadra il bersaglio. Per il Rimini buona la prima per il presidente Rota, che a fine partita, intervistato dal collega Roberto Gabellini, non nasconde la propria soddisfazione, mentre la moglie si mostra brava profeta. Aveva pronosticato la vittoria e così è stato. Io sono molto contento, sono molto soddisfatto. Signora, l'aveva detto che avremmo vinto. Porto fortuna io. Sì. Adesso mercoledì devo andare in trasferta, eh? Come no, volentieri. Siamo okay. Sempre pronti. Per i Folli un test significativo per capire le reali ambizioni di questa stagione. È lecito però aspettarsi qualcosa di più.